cerchiamo di fare un bilancio di tutta la respirazione cellulare. Quindi si parte sempre dalla molecola di glucosio e vediamo che con la semplice fermentazione otteniamo come risultato finale 2 ATP e 2 NADH. Le 2 NADH permettono il proseguimento del lavoro, ovvero la glicolisi prosegue, si ottiene quindi un bilancio energetico piuttosto piccolo. La prima fase è in comune anche con la seconda modalità, ovvero la respirazione cellulare, tipica degli eucarioti, ma non solo. Qui abbiamo un bilancio molto maggiore, si parte sempre dal glucosio, si ha sempre la glicolisi, quindi separazione del piruvirato, ma invece di fermarsi si va avanti. Quindi non abbiamo un semplice primo stadio, andiamo avanti, otteniamo dalla sintesi dell'acetilcoenzima A altri due NADH e due molecole di scarto di CO2. Da qui si entra nel ciclo di Krebs, che ci produce 4 molecole di CO2, 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATP. Grazie alla fosforilazione ossidativa si aggiungono altri 28 ATP e la produzione di acqua. Vediamo che quindi il bilancio è molto diverso. 3 di queste funzioni, la sintesi di acetilcoenzima A, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa, avvengono tutte quante all'interno dei mitocondri. La prima fase invece avviene all'esterno dei mitocondri. Per questo le creature che non possiedono la capacità di utilizzare la respirazione cellulare, come possono essere soprattutto i procarioti, possono contare soltanto su 2 molecole di ATP, che sono certo meglio di niente. Per questo i batteri riescono a sopravvivere pressoché ovunque, ma è grazie all'ossigeno che è possibile ottenere tutto questo altro meccanismo. Senza mitocondri noi non potremmo fare nient'altro. È chiaro che in un ambiente con ossigeno, fra una creatura che sa fare respirazione cellulare e una che non la sa fare, il vantaggio della seconda è veramente molto di più. 32 molecole di ATP contro 2 molecole di ATP.